essere mamma e maestra. Allora, intanto siamo rimaste anche noi maestre sbalordite della bravura di questi bambini. Io sono nella classe dei 3 anni e abbiamo dei bambini veramente, veramente molto intelligenti, ma ci ha stupito soprattutto l'attenzione che rivolgono a queste forme, anche se ludiche, comunque impegnative. L'altro giorno è successo un episodio particolare che ci ha lasciato un po', insomma, siamo rimaste anche noi stupite. Una nostra bambina, tenga conto che siamo arrivate ancora alla lettera L di Luna, e mentre coloravamo un disegno dove erano rappresentati due bambini che si tenevano per mano, quindi la lettera M, una bimba mi ha chiesto: maestra, cosa fanno quei due bambini? Io ho risposto: si tengono per mano. E lei mi ha detto: no maestra, stanno formando la lettera M. Cioè, questo ci ha proprio lasciato veramente a bocca aperta. Poi io ho un bambino, un figlio di 5 anni, quindi riporto questo metodo anche a casa. Ho la fortuna di avere due maestre che tempo fa hanno comunque applicato il vostro metodo e lo stanno un po' riapplicando anche a scuola. Però quando mio figlio, adesso riesce a leggere già in sillaba, non ricorda una letterina, io subito richiamo la storiella e dico il pettine, lui subito la E, il pettine spezzato, la F. Quindi questo metodo mi aiuta molto anche a casa con mio figlio. E questo richiamo affettivo lo sta aiutando, già inizia a leggere, scrive, copia, scrive anche sotto dettatura alcune parole, proprio grazie al richiamo affettivo che le vostre storie ci hanno regalato. Grazie.